Eccoci qua. Non mi hanno risposto ancora dalla regia per fare la telefonata aperta, però intanto abbiamo scovato l'articolo, la pagina pubblicata, sì, sulla Fiamma. Sulla Fiamma, che adesso è in edicola, è uscita lunedì ma ancora la trovate in edicola. C'è l'articolo sul simposio che abbiamo organizzato a maggio sui giovani e il lavoro, quindi si parlerà un po', si verrà descritto nell'articolo di cosa abbiamo parlato, le varie tematiche che abbiamo affrontato e di come si può riuscire poi a ottenere le informazioni per chi non è potuto venire. Indicheremo appunto come trovare i vari video della giornata. Nel simposio del lavoro, lo ricordiamo, si è discusso sul riconoscimento dei titoli italiani in Australia, quindi come fare a fare il proprio mestiere o a far valere la propria laurea qui in Australia. Insomma, un tema importante, con tanti ospiti, dal console ai membri, diciamo, della commissione per il training qua nel New South Wales. Quindi insomma è un tema molto interessante per i giovani. Vi consiglio di leggerlo, lo trovate quindi sulla Fiamma in edicola oggi, adesso. Sì, è ancora in edicola perché lunedì, tra l'altro, cosa, è la giornata di festa, certo, quindi parecchio l'hanno preso magari ieri, quindi è attualissimo, esatto. Comprate la Fiamma, troverete tutte le indicazioni anche per fare, magari se volete fare qualche domanda, c'è anche una mia foto con l'espressione molto sveglia, quindi scoprirete esattamente come ha fatto Marco, per chi non ci segue in chiaro. Immagino che tutti andranno a comprarla adesso. Per chi non ci segue in chiaro, ripeto, la nostra pagina di Facebook, Rete Italia Australia, tre parole, Rete Italia Australia, tutte e tre iniziano con la maiuscola. Come pure sulla Fiamma, è da parecchio, almeno per quattro edizioni, ci sarà ancora altri annunci, c'è un annuncio della SUIA che riguarda le persone anziane, ed è con noi il neo cavaliere Andrea Carnuccio. Facciamo i nostri complimenti. Il cavallo non c'è, però il titolo sì. La prossima volta il cavallo lo possiamo anche comprare. Scherzi a parte, congratulazioni per il titolo. Fresco di cavalierato, quindi è membro della SUIA. Ci spieghi questo annuncio? L'annuncio parla di qualcosa di nuovo per gli anziani, un nuovo centro. Non solo per chi insomma si ritira definitivamente nel villaggio della SUIA, ma prima di questo, siccome sono usciti varia pubblicità, uscirà ancora l'annuncio, cosa vuol dire SUIA? Allora, SUIA sarebbe il Sud del West Italo Australia Associazione, questa è la SUIA, sarebbe un'associazione italiana in Australia. Allora spiegaci il sunto di quello che è sull'avviso che state pubblicando sulla Fiamma. Parecchi non l'hanno capito, cos'è questa? Allora, lo spiego così velocemente. Prima di tutto vorrei ringraziare l'Italia di avermi dato questa opportunità a trasmettere ai nostri anziani connazionali quello che noi stiamo mettendo sulla Fiamma, Paolo. Allora, praticamente ultimamente abbiamo pensato che nel West ci mancava una responsabilità degli anziani, che i figli il giorno devono andare a fare delle cose importanti, andare all'ospedale, fare dei documenti, via eccetera, e i genitori non le possono lasciare a casa e qualcuno le deve badare, le deve guardare. Quindi allora, dedicata a quelle persone anziane che vivono ancora a casa, magari con i loro figli. Però quando questi sono occupati, non possono lasciare i genitori a casa, cosa può succedere adesso? Allora, praticamente cosa succede? Noi abbiamo fatto questa struttura, abbiamo speso $500,000 proprio adatte per loro per la giornata, che c'hanno degli attivi, gente proprio responsabile, che sono laureate per queste persone, che possono spendere il tempo tutto il giorno, che si sentono tranquilli, vengono la mattina e se la riprendono di sera, dalle 8:30 alle 4:30 di sera, e noi gli diamo da mangiare, facciamo degli esercizi, gli diamo terapie, gli parliamo, facciamo sentire che questo sono a casa loro. E a pagamento? Allora, praticamente c'è un minimo, parte da $15, perché il governo dà anche un contributo su questo sostegno per gli anziani. Allora, praticamente, se loro telefonano alla SUIA, parlano con l'ufficio, la ragazza si chiama Angela, parla bene italiano e gli può dare più informazioni definitivamente. Il numero è sulla Fiamma, quindi facilmente reperibile dalle nostre edizioni della Fiamma. Se lo vuoi ripetere? No, c'è il numero, giusto la SUIA. Se qualcuno c'è problema, quando vanno o che arrivano a Clamarcone, possono anche domandare a Clamarcone, che Clamarcone è anche a corrente di questa iniziativa, e noi gli possiamo aiutare al meglio che noi possiamo, soltanto che vogliamo che gli diamo servizi agli anziani, devono capire. Grazie Andrea, per il momento poi ritorneremo. C'è Paola? Paola in linea da Perth. Eccoci. Pronto? Ciao, buongiorno Paolo. Ciao Paola.
Buongiorno, ciao a tutti. Ciao. Allora, introduciamo un attimino l'argomento. Allora, abbiamo parlato spesso qua di film, non abbiamo parlato di serie TV, quindi diciamo un argomento che interessa molto i giovani che vengono qui, e molti le guardano anche in inglese per fare un po' di pratica della lingua. E Paola è una patita di serie TV. No, le segue, la mattina le segue dalla mattina alla sera. Quindi se c'è qualche persona una malata. Esatto, a cui chiedere una serie TV, quindi le ho chiesto una serie TV che le consiglia in questo momento, e una che invece che magari è stato un po' deludente, o comunque c'è qualcosa insomma che però non ci dare in non, and out, non ci dire come finisce, non ce le spoilerare, sì, perché sennò no, poi no assolutamente assolutamente. Allora, vai Paola. Spoiler. Allora, per allora diciamo che come serie TV consigliata in questo momento è, visto che è uscita proprio scorsa settimana la quinta stagione, consiglio assolutamente la visione di Orange is the New Black. È una serie quasi tutta al femminile, è una serie Netflix che è in onda dal 2013 e narra le vicende di questa protagonista che è stata condannata a scontare 15 mesi all'interno di un carcere femminile federale per aver trasportato una valigia piena di soldi per una sua ex amante che era una trafficante di droga. Che lei rincontrerà all'interno allegrissimo. No, è molto pungente, è una trama molto pungente, a volte divertente, a volte triste. Ha subito un brusco calo durante la terza stagione, ma per fortuna si è ripresa, quindi siamo tutti in attesa di capire che cosa succederà in questa stagione. La stagione è disponibile per intero, quindi ci sono tutti gli episodi direttamente su questo portale web visibili. Paola, chi sono? Cioè, sono soprattutto i giovani a seguire queste serie, o ci sono persone di middle age o mezza età o anziani? No, assolutamente. Assolutamente non, io credo che le serie TV come i film non abbiano età. A meno che non si tratti di cartoni animati, ma anche su quelli ho i miei dubbi, perché ci sono dei cartoni animati bellissimi. Quindi no, assolutamente non è una serie che ha un target giovanile. Ci sono alcune serie TV che sono un po' prettamente indirizzate magari a un pubblico più giovane, ma questa nello specifico assolutamente non ha un target specifico. Ci sono all'interno rivolte, pestaggi, guerre tra gruppi etnici, intrighi segreti tra le guardie e le donne incarcerate all'interno di questo carcere, quindi è assolutamente una serie coinvolgente che consiglio se cercate un'idea nuova, una serie TV che non avete ancora visto, questa è assolutamente da consigliare. Quindi Orange is the New Black è arrivata quindi alla quinta stagione e si trova su quinta Netflix. Stagione, sì. Va bene. E invece sì, quella che è, diciamo, out della settimana, quale può essere? Quella da sconsigliare, per quella da sconsigliare ho avuto un po' di problemi. Ti piacciono tutte? Perché in realtà... No, perché piacciono tutte, ma perché purtroppo sconsigliare una serie TV è come sconsigliare di seguire una squadra di calcio o un partito politico, è un argomento molto scottante. Sì, fai dei nemici poi, qualcuno può piacere. Allora diciamo, mettiamola sul più personale, a te quale non è piaciuto? Quella che non è piaciuta. Sì, allora ho cercato più che altro di consigliare serie che sono state cancellate improvvisamente, quindi che non hanno una fine, non hanno una conclusione, e sono iniziate magari serie tra virgolette bellissime che possono piacere o non piacere, ma che non hanno conclusione, quindi magari ecco, serie da evitare. Esatto, da evitare di guardare. In questo caso ho pensato a Sense8, è una notizia freschissima, la cancellazione di una decina di giorni fa, è sempre una serie di Netflix che il network ha deciso di cancellare perché è troppo costosa. Che Sense8, scritto Sense e poi il numero 8. Ho visto la prima serie. E l'hanno cancellato dopo la seconda stagione. E tra l'altro c'è stata una rivolta. L'hanno cancellato dopo la seconda stagione. Sì, purtroppo. C'è una domanda che mi arriva che ti devo fare. Silicon Valley, dove è finita? Dimmi.
Silicon Valley, dove è finita? Silicon Valley, credo stia ancora continuando, è stata rinnovata per una serie successiva. Quella mi manca, ho visto solo la prima puntata, il pilot, per capire insomma di cosa si trattava, però devo ancora entrare. Mi hanno parlato abbastanza bene di questa serie, quindi infatti qualcuno diceva, credo sia stata... Qualcuno diceva, mi sta mandando dei messaggi, che non la vede più, dice dove è finita, perché non riesce più a vedere. È scomparsa. Quindi farai tu un'indagine, visto che sei esperta. Era farò ben un'indagine, fatto. Vi farò sapere. Ti commissioniamo Silicon Valley. Te la commissioniamo per la prossima puntata, per la prossima volta. Per la prossima puntata. Quindi abbiamo detto in Orange is the New Black, out Sense 8, ma semplicemente perché Sense è stata interrotta. Punto interrogativo, sì, Silicon Valley, sì. ci riaggiorniamo. Ci aggiorniamo la prossima settimana, Paola. Vi faccio sapere. Se ti fa piacere. Alla stessa ora alle 10 del nostro programma. Ciao Grazie Paola. Grazie mille Paola. Ciao, Grazie un abbraccio. Grazie mille, buona giornata. Ciao. Un annuncio. Paola, com'è il cognome? Antieri. Da Perth. Nostra. Che sarà il nostro ospite qui, e adesso si sono trasferiti dall'altra parte dell'Australia. Ah, prima stavo con la bambina, sì. Loro. Bene, allora ci fa piacere che abbiamo qualcuno che segue i serial televisivi, le puntate, eccetera. Quindi al prossimo... Anche perché è difficile, io quando apro questi portali non so da dove cominciare. No. Paolo, guarda il monitor. Non ce ne sono tanti, è in attesa la pubblicità, la facciamo partire subito. Rete Italia, la radio italiana, in onda in Australia.